alla fine di questo percorso infinito. Qualche commento a caldo? Commento a caldo, molto caldo, il commento molto è molto caldo, sì. Se era un commento a freddo, era un commento freddo. Commento a freddo, se vediamo un gelatino. Se vediamo un gelatino. L'ho fatto, devo solo andare a pagare. Ho fatto tutti i controlli, devo pure il passaporto. Sono andato mamma e Claudio, sto distrutto. Però vabbè, e mo vado a cercare il gate. Vi recupero un po' di One Piece. C'ho un sonno tremendo, non riesco a dormire. Ancora 14 ore, poi ci assegno. Controlli fatti pure qua e mo vado al gate mio. Finalmente sto un po' più tranquillo, cioè nel senso non che prima non stavo tranquillo, però almeno è quello. Consiglio a tutti i viaggiatori, se dovete viaggiare con gli aerei, comprate i gavetti con questo tipo qua di USB e USB-A, che sugli aerei i caricatori non ce l'hanno gli attacchi USB-C, quindi rimanete fregati. Io l'ho capito soltanto dopo, ci ho speso pure $27. Mi raccomando, attenti a Shake Shack, fate per bene i conti col cambio. Io la prima volta che ci sono andato mi ero preso un panino e patatine, insomma un menù, panino, patatine e bibita, €50 mi sono partiti, che mi ero fatto male i conti col cambio e tutto. Quindi state sempre attenti, tenete sempre aperto il Safari o comunque Chrome con il cambio. Io metto sempre dollaro australiano e euro o dirham, perché faccio sempre scala a Dubai. Ritirarsi da Gennamo, se non ce la faccio più. Tutti i super controlli fatti e finalmente esco, che bello! Sono arrivato finalmente, ce l'ho fatta! Che fatta finalmente, che bello, che bello! Ma a casa mi faccio una doccia proprio prepotente.